Bene, innanzitutto un caloroso saluto a tutti quelli che seguiranno questa breve lezione che abbiamo deciso di registrare per dare un contributo da parte dell'Università di Firenze a quello che è il momento attuale, cercando di dare informazioni, anche molto brevi, relative ad argomenti che ognuno di noi tratta sia dal punto di vista della ricerca sia dal punto di vista della didattica. Oggi parliamo, per 15-20 minuti circa, di quello che è il clima che sta cambiando e di come anche le nostre città dovrebbero cambiare di conseguenza. Più di 100 anni fa, Patrick Geddes disse che la città non è un luogo nello spazio, ma un dramma nel tempo. In realtà, nonostante questo suo insegnamento e che siano passati più di 100 anni, ci siamo sempre più espansi in termini di urbanizzazione e prima abbiamo costruito delle gigantesche città, le cosiddette megacities, per poi passare addirittura alle mega regions, cioè regioni in cui diverse città, una di seguito all'altra, danno origine a delle conurbazioni che possono arrivare addirittura in certi casi a decine di milioni di abitanti. Per cui il mondo ormai diventa città e le grandi città rappresentano un mondo a sé stante, un mondo che pur occupando una superficie molto minima, in realtà produce tantissime esternalità in termini di CO2, si parla del 70-75% e consuma più o meno la stessa quantità di risorse. Pensate che se New York fosse una nazione indipendente, avrebbe un PIL di circa 1.300 miliardi di dollari, sarebbe la tredicesima economia mondiale, quindi un'economia quasi vicina a quella di paesi come può essere l'Italia. Se diciamo qualche settimana fa vi avessi chiesto quali sono i problemi, i pensieri che non vi fanno dormire la notte, probabilmente alcune delle risposte sarebbero state la crescita della popolazione mondiale, oppure gli effetti dei cambiamenti climatici, l'inquinamento urbano, i problemi sociali, la sicurezza, la qualità dei servizi e forse in ultimo, comunque, l'avremmo messo insieme agli altri, avremmo messo la salute e poi forse anche qualcun altro che in questo momento non ci viene in mente. E poi è arrivato il Covid-19 che ha cambiato completamente quello che è il nostro orizzonte, ha stravolto le nostre vite e ci ha fatto percepire anche appunto i problemi in maniera diversa e probabilmente chiedendo adesso a una persona cos'è che non ti fa dormire la notte, intendendo qual è il problema che più senti vicino a te stesso e più credi influenzerà le nostre vite, probabilmente risponderebbe il Covid-19 e tutte le sue conseguenze, sia a livello personale che a livello di intero paese. Ma vediamo un po' quali sono i problemi delle città italiane di oggi, chiaramente focalizzando la nostra attenzione su quello che è il clima, su quello che è il clima delle nostre città. Sicuramente le nostre città stanno subendo adesso delle minacce ambientali. C'è un problema anche di risorse, risorse che possono essere non rinnovabili, soprattutto sono risorse che possono essere anche piuttosto velocemente in via di esaurimento. Abbiamo delle fortissime disuguaglianze sociali che purtroppo si acuiranno dopo, è probabile che si acuiranno dopo la tempesta del Covid-19 e abbiamo comunque anche le tecnologie che ci aiutano a far cambiare la città e a farci anche vivere meglio. Quello che ci interessa, quello che interessa chiaramente il mio settore specifico di studio, di ricerca e didattica sono le minacce ambientali. Essenzialmente le minacce ambientali sono il cambiamento climatico, l'estinzione delle specie e una perdita anche da biodiversità, l'inquinamento sia dell'aria che dell'acqua, le crisi idriche che purtroppo sempre più spesso si presentano e sempre si presentano in maniera più forte, con siccità che durano più a lungo e anche siccità di intensità più elevata. C'è un esaurimento delle risorse naturali, c'è sicuramente un problema di deforestazione a livello mondiale. Noi percepiamo soprattutto la deforestazione dell'Amazzonia, ma non dobbiamo sottovalutare quella che è la deforestazione, cioè il taglio di foreste boreali, cioè del Nord Europa, del Canada e di altre, tutta la parte della Russia siberiana, che hanno un tempo di ricostituzione, diciamo così, o comunque un tempo di crescita molto più lungo rispetto a quello delle foreste tropicali ed equatoriali. E poi c'è un problema di degrado del suolo,
in termini sia fisici sia chimici nonché biologici. Riguardo al climate change, sicuramente abbiamo diverse cose da sottolineare. Per esempio, il climate change non è solamente il cambiamento di temperatura, cioè l'aumento di temperatura che ci sarà a livello globale, ma è soprattutto un aumento in quella frequenza degli eventi estremi a livello non solo nazionale, ma anche globale. In realtà l'Italia, il bacino del Mediterraneo, è forse una delle aree più interessate al cambiamento climatico, dove appunto questi eventi estremi stanno diventando sempre più frequenti e numerosi. Guardate un po' in termini di alluvioni e inondazioni, in termini di eventi siccitosi, di incendi, temperature estreme, come gli istogrammi che sono in questa diapositiva ci mostrano un trend in netto aumento, soprattutto negli ultimi 15-20 anni, nei quali il numero di inondazioni e alluvioni si è quasi triplicato rispetto al periodo precedente. In termini di siccità siamo quasi al triplo, e lo stesso per quanto riguarda il numero di eventi relativo a temperature estreme, purtroppo ad incendi come quelli che hanno flagellato l'Amazzonia lo scorso anno e le foreste, o meglio la shrubland nell'Australia meridionale, che sono andate avanti per più di un mese tra dicembre e gennaio. Quindi io mi occupo essenzialmente di verde urbano. Guardiamo un po' come il verde urbano, cioè il verde dove si concentra adesso il 54% della popolazione mondiale, ma dove già adesso in Europa si concentra circa il 70% della popolazione urbana, e questo valore ormai c'è un trend in salita, è quasi certo che nel 2050 circa il 70% della popolazione mondiale vivrà in agglomerati urbani. Quindi è molto importante capire come possiamo rispondere ai cambiamenti climatici che colpiranno appunto una fetta larghissima della popolazione che vive in ambienti urbani. Quali sono i possibili problemi e le soluzioni per le nostre città? Abbiamo sicuramente un problema legato all'isola di calore urbana. Sappiamo che le nostre città sono più calde, molto più calde, spesso anche di 5-7 gradi rispetto alle zone periurbane, sicuramente quelle del territorio aperto, per non parlare delle aree boscate o forestate. C'è un problema di allagamenti e alluvioni che non solo provocano danni materiali, ma possono provocare anche danni in termini di vittime, e con tutta una serie poi di problemi per quanto riguarda il recupero e la ricostruzione delle aree sottoposte a questi allagamenti e alluvioni. E c'è un problema di siccità sempre più frequenti. Siamo in aprile, è piovuto pochissimo, la temperatura è relativamente elevata, speriamo che tra qualche settimana o qualche giorno cominci a piovere, perché si sente già parlare di un problema di siccità, eppure siamo in aprile, in un mese che solitamente è abbastanza piovoso. Nella parte bassa di questa diapositiva vedete come le infrastrutture verdi, la presenza maggiore di alberi, può influenzare anche le caratteristiche microclimatiche o anche mesoclimatiche in una città, e quindi aumentare per esempio l'umidità atmosferica. Per quanto riguarda gli allagamenti da alluvioni, un processo di ecopianificazione, cioè di pianificazione ecologica, una maggiore attività di prevenzione e l'uso di quelle che sono chiamate Nature Based Solution, NBS, cioè soluzioni, progetti che sono basati su quanto possiamo osservare in natura, su come la natura in qualche modo si è evoluta per far fronte a questi estremi climatici. E poi, per quanto riguarda invece le siccità frequenti, un maggior uso di tecniche di risparmio idrico, possibilmente anche di riciclo delle acque reflue, soprattutto di quelle acque reflue civili, urbane, quindi con un contenuto relativamente basso di inquinanti, e tutte le tecniche basate sullo xeriscaping, cioè l'uso di, per esempio, specie che abbiano necessità in termini di acqua molto più limitate rispetto a quelle che attualmente utilizziamo. Tutto questo ovviamente deve tener conto anche dell'inquinamento delle città, ma l'inquinamento sarà oggetto di un'altra breve presentazione.
Quindi aree verdi e gestione delle acque, il fenomeno dei flash flood, cioè queste inondazioni, questi allagamenti molto brevi ma che purtroppo sono molto dannosi e spesso anche determinano perdite di vite umane. Pensiamo un po' a ciò che è successo anche recentemente in Italia, qualche anno fa, 2 anni fa è successo in Sicilia, queste improvvise inondazioni che purtroppo non danno materialmente il tempo di cercare un rifugio e quindi possono creare delle vittime. Guardate un po' quanto è il costo. Si parla che le alluvioni su scala continentale, quindi a livello europeo, potrebbero raddoppiare a causa del cambiamento climatico entro il 2050, ma le perdite potrebbero aumentare addirittura del 500%, arrivando a una cifra intorno ai 20, ai 25, 30 miliardi. Le previsioni parlano addirittura di più rispetto a quello che leggete da questa pubblicazione che è di qualche anno fa. E quindi com'è che dobbiamo agire? Dobbiamo in qualche modo evitare l'ingestibile, cioè evitare di fare scelte anche in termini di nuove pianificazioni che poi non saremo in grado di gestire, e anche gestire l'inevitabile, cioè noi abbiamo comunque delle piante, abbiamo delle aree verdi, abbiamo delle città che non possiamo cambiare, dobbiamo quindi gestirle. Dobbiamo gestirle con tecniche di mitigazione, quindi prevenire il climate change, e con tecniche di adattamento, cioè rispondere a quelli che sono gli impatti del climate change. Nel primo caso noi dobbiamo essenzialmente ridurre le emissioni, non è pensabile che solo il verde urbano, solo le piante possano cambiare completamente quella che è la nostra atmosfera. Bisogna ridurre le emissioni, bisogna ridurre le emissioni di gas climalteranti, magari con trasporti sostenibili, con edifici ecoefficienti in termini energetici, ovviamente con l'uso anche di fonti rinnovabili. Dall'altro lato, le tecniche di adattamento vogliono dire un cambiamento complessivo di quelle che sono le politiche pianificatorie, gestire, e poi lo vedremo, il deflusso delle acque, e sicuramente piantare alberi, ma anche arbusti, che abbiano caratteristiche di elevata rusticità e di resilienza. Mitigazione e adattamento non sono ovviamente due cose distinte, vanno viste insieme, e ci sono anche degli interventi che sono sia di mitigazione sia ovviamente di adattamento. È chiaro che se noi costruiamo edifici più efficienti in termini energetici, consumiamo molto meno combustibili fossili per riscaldarli o per raffreddarli di d'estate, tutto questo innesca un circolo virtuoso che poi porta a una diminuzione di emissioni e una maggiore efficienza anche di ciò che facciamo in termini di adattamento. Sicuramente un problema è la copertura impermeabile del suolo. Nel 1970 Joni Mitchell, una cantautrice americana, affacciandosi alla finestra del suo albergo a Honolulu, vide praticamente l'oceano, ma per arrivare all'oceano c'era un gigantesco parcheggio completamente asfaltato, e scrisse la canzone dei Big Yellow Taxi, che nel suo ritornello dice: "They paved paradise to put up a parking lot", cioè hanno pavimentato il paradiso, hanno asfaltato il paradiso per costruire un parcheggio. E purtroppo questo è accaduto molte volte, questa è una foto appunto fatta negli Stati Uniti, che testimonia quello che Joni Mitchell 50 anni fa vide dalla sua camera d'albergo, ed è una delle prime canzoni ambientaliste che sottolineò appunto il problema del soil sealing, cioè la copertura del suolo. Pensate che ci sono delle aree in Italia in cui nell'intera superficie provinciale il 42% è completamente impermeabilizzato. Noi abbiamo più o meno una superficie urbanizzata pro capite di 353 metri quadri per persona, che è molto aumentata rispetto a quella che era 30 anni fa, e abbiamo più o meno pavimentato con coperture impermeabili una superficie che è di poco inferiore a quella della Toscana, quindi della nostra regione. Purtroppo spesso abbiamo pavimentato le superfici migliori, i terreni più fertili, quelli che potevano ospitare non solo colture, ma potevano ospitare anche dei boschi urbani. Prima della crisi impermeabilizzavamo circa 8 metri quasi al secondo, adesso siamo circa a 2 metri quasi al secondo, quindi nel breve volgere di questa presentazione, a durata di circa 20 minuti, abbiamo pavimentato una superficie che è di diverse centinaia di metri quadri.
alcune città, appunto, vi dicevo, sono impermeabili per il 60-90%. Pensate, questo è uno zinco autostradale. A Atlanta, in Georgia, negli Stati Uniti, c'è uno zinco autostradale che è grande come tutta la superficie di Firenze entro le mura rinascimentali. Quindi uno zinco autostradale che è grande come una città che ospitava più di 100.000 abitanti. Ed è un problema, guardate, che è molto importante anche per la nostra città, per la nostra provincia. Qui ci sono diverse fonti, la rete ISPA, il Corin Land Cover, che è un satellite, o l'uso del suolo della regione toscana, vedete che si arriva addirittura, per quanto riguarda la regione toscana, a una copertura del 53,6% per quanto riguarda la provincia di Firenze, mentre per fortuna altre province, tipo Pistoia e Arezzo, hanno una superficie impermeabilizzata molto molto inferiore rispetto appunto a quella di Firenze o di Prato. E questo chiaramente si riflette su un parametro fondamentale per quanto riguarda il clima, cioè l'isola di calore urbano. Questa è una ricerca pubblicata recentemente dai ricercatori, tra l'altro del CNR di Firenze, in cui sono individuate, vedete, le varie isole di calore urbano per diverse città italiane: Milano, Padova, Torino, Bologna, Firenze e Roma. Vedete, la più grossa isola di calore è Milano insieme a Roma, ma Firenze e Padova hanno delle isole di calore piuttosto pronunciate, da molto alta ad alta. Questo cosa vuol dire essenzialmente? Vuol dire che in città si sta molto peggio. Pensate che le ondate di calore estivo esacerbate dal problema dell'isola di calore causano mediamente in Italia circa 2.500 morti l'anno, una cifra impensabile. Quindi abbiamo bisogno di aumentare la copertura arborea. Guardate un po' come su questo grafico in ordinata c'è la temperatura atmosferica a 2 metri, in ascissa la copertura arborea in percentuale. Vedete come all'aumentare la copertura arborea diminuisce progressivamente la temperatura. Per cui, come ripeto, abbiamo bisogno di più alberi, ma come dobbiamo fare? Come possiamo fare? E chi deve, chi è in carico di questa importante missione, cioè di piantare più alberi? Dobbiamo ripensare le nostre città, questo è un titolo del National Geographic dell'anno scorso, vedete, con la crisi climatica che sta peggiorando, le città diventano dei parchi. Ecco, questo è importante che le nuove città siano pensate in modo diverso, bisogna proprio ripensare al nostro modo di pianificare la città, di progettare la città, anche perché gli alberi non sono un effetto sulla temperatura, hanno un effetto sull'idrologia. In genere in territorio aperto dell'acqua che cade, l'85% si infiltra nel terreno o viene poi evapotraspirata dalla pianta, e solo il 15%, nella peggiore delle ipotesi, viene persa per runoff, quindi per scorrimento superficiale. In città avviene esattamente l'opposto, cioè l'85% viene persa subito per runoff e quindi non è più utilizzabile, non va in falda e va ad inquinare immediatamente le prime vie di deflusso, il sistema fognario, i fossati, i fiumi e poi alla fine le fine del mare, e quindi non è utilizzata, e chiaramente questo poi incrementa il problema della siccità, perché non c'è sufficiente riserva idrica nel terreno. Invece la pianta, pensate, una pianta di medie dimensioni può arrivare a intercettare fino a 3.000 litri di acqua in un anno, e non solo intercetta, ne rallenta l'effetto battente, la convoglia attraverso le foglie, i rami, le branche fino al tronco, facendo arrivare al suolo, come si vede nella parte destra di questa diapositiva, con una velocità nettamente inferiore. Quindi le aree verdi possono agire da filtro per quanto riguarda la pioggia, ma non solo, anche per quanto riguarda il filtro degli inquinanti. Quindi da una parte c'è un filtro verde, dall'altra, in mancanza di alberi, di siepi o comunque di aree verdi, abbiamo un imbuto grigio, cioè un qualcosa che raccoglie l'acqua e immediatamente la convoglia verso il sistema fognario con una carica di inquinanti che spesso è molto molto elevata, idrocarburi, metalli pesanti, insomma c'è un po' di tutto in questa acqua che cade, soprattutto quella che cade all'inizio e magari cade in maniera violenta e quindi non può essere in qualche modo rallentata
neanche da eventuali pavimentazioni meno lisce. Quindi quello è ciò, questo è ciò che accade a uno sbocco di una fogna. Vedete, non solo l'acqua è molto sporca, si vede anche dal colore, ma anche è piena di plastica, di bicchieri, tutto quello che noi purtroppo gettiamo senza pensare che poi lo ritroveremo da qualche parte, forse lo ritroveremo anche in forma di nanoparticelle o di microparticelle in ciò che mangiamo. Quindi è importante, nel processo di pianificazione e progettazione sono importanti diversi concetti. Il primo è di evitare gli impatti, cioè preservare ciò che di naturale è presente e usare tecniche di pianificazione, progettazione e poi realizzazione che siano più conservative possibile. Quindi è ovvio che non è pensabile una cosa del genere, quindi non possiamo pensare di progettare un parcheggio come questo. Questo è Villa Costanza, il parcheggio dell'autostrada, dove c'è il parcheggio scambiatore. Dovremmo ridurre gli impatti, ecco, dovremmo ridurre l'impermeabilizzazione del suolo. In questo caso invece abbiamo impermeabilizzato diverse decine di migliaia di metri quadri per fare un parcheggio che è utilissimo, perché si può prendere la tranvia, ma poteva essere fatto in maniera diversa. È vero che buona parte dell'asfalto è drenante, ma poteva essere fatto un parcheggio tipo, non dico questo che è anche peggio, ma un parcheggio non solo per le auto, ma un parcheggio per le auto, per le persone e per la gestione delle acque in eccesso. Un parcheggio dove la macchina si lascia e si riprende all'ombra, un parcheggio che è fatto con pavimentazione permeabile, quindi consente il passaggio attraverso gli strati dell'acqua e quindi non va a peggiorare il problema del runoff superficiale, cioè della perdita delle acque per scorrimento immediato. E la terza cosa è di gestire gli impatti con tecniche pianificazione e progettazione a basso impatto ambientale, tecniche del Low Impact Development, LID, del Sustainable Urban Drainage System, SUDS, che è inglese, mentre la LID è americana, o Water Sensitive Urban Design, che è australiana. Tutte queste tecniche, peraltro tra di loro abbastanza simili, sono tecniche di pianificazione e progettazione volte a migliorare la gestione del deflusso delle acque. E quindi prevedono non solo la presenza di alberi, ma anche quella, vedete, di superfici non impermeabili e anche di aree, diciamo, per scopo ornamentale, per decoro anche urbano, ma che siano allo stesso tempo aree in cui l'acqua può essere temporaneamente stoccata e poi fatta percolare più lentamente all'interno del terreno. È ovvio che tutto questo deve essere visto in un'ottica globale, cioè anche i sottoservizi, anche la strada stessa deve essere progettata in modo che tutto sia volto a rallentare il deflusso superficiale delle acque, ma anche poi a raccogliere queste acque nella falda, andare a rimpinguare le falde in modo che l'acqua stessa sia poi riutilizzabile in un tempo successivo, quando, come succede nell'estate mediterranea, di acqua ce n'è ben poca. Per cui, vedete, ci sono tantissime tecniche, dalle strisce, i biofilti, le aree depresse inerbate, inerbite, scusatemi, le aree di bioritenzione, le aree umide, le pavimentazioni pervie o porose, i tetti verdi, queste trincee di infiltrazione, sono tutte tecniche che prevedono l'uso del verde più o meno diffuso, che però sono tutte volte a gestire gli eccessi idrici. Come per esempio questa realizzazione fatta all'Università Cattolica di Washington, nella capitale americana, vedete come l'acqua che proviene dall'area a destra in pendenza viene fatta convogliare in questa area verde, da dove lentamente può defluire verso gli strati più profondi del terreno. Oppure, sempre a Washington, è stato rivitalizzato completamente il Business District, che era un'area che dopo le 5 del pomeriggio era completamente deserta, con la realizzazione di queste rain garden, di queste bioretention swales, così come le chiamate, o aree di bioritenzione, dove l'acqua, appunto, di soprattutto in temporale estiva, viene fatta, viene convogliata e da lì fatta appunto percolare in falda, o quando c'è il troppo pieno lungo queste aree viene destinata al sistema fognario. Però questa è portata a una completa rivitalizzazione di questa parte della città. La gente esce, si ferma ai bar,
consuma e quindi l'area è stata completamente recuperata anche per l'uso delle persone. Quindi dobbiamo puntare al concetto di sponge city, cioè la città spugna, un concetto nato in Cina dove numerosissime città sono progettate con questa filosofia, dove la città stessa è strutturata e progettata per assorbire e catturare l'acqua e le precipitazioni piovose, e poi chiaramente l'acqua può essere successivamente riutilizzata per irrigazione o anche per l'uso domestico. Quindi dobbiamo pensare non più a una strada solo per le auto, come è questa strada in New York, ma una strada anche per le persone, e una strada che sia per le persone, per le auto, per la gestione delle acque in eccesso. Guardate com'è cambiata completamente questa strada, si è perso solamente una corsia, ma si è guadagnato tantissimo in termini di gestione delle acque superficiali in eccesso. Quindi abbiamo poi anche altre strategie di adattamento, pensiamo un po' al bosco verticale a Milano, oppure il Riverwalk a San Antonio in Texas, che è una struttura che non solo ha consentito di ridurre e di azzerare il pericolo di alluvioni a cui questa città era sottoposta frequentemente, ma ha costruito un'area di circa 10 miglia, quindi piuttosto lunga, anche all'interno della città e immediatamente nei sobborghi più esterni, un'attrazione turistica molto forte, ha favorito anche un business per quanto riguarda negozi e ristoranti, senza menzionare la Highline New York che vedete in basso. Importanti sono anche ovviamente i tetti verdi, le pareti verdi con alberi o anche semplicemente con una copertura erbosa, sono nuovi scenari per le nostre città. È chiaro che non devono sostituire il verde a terra, e questo è il museo di cui parlavo lì a Parigi, bellissima, una delle prime pareti verticali progettate da Patrick Blanc, esteticamente ha un colpo d'occhio eccezionale. Dal punto di vista della sostenibilità io ho qualche dubbio, perché chiaramente richiede tantissimi input in termini di acqua e di fertilizzanti, forse semplicemente far arrampicare una vite americana, in questo caso la Parthenocissus ricuspidata, su una parete di mattoni, in questo caso chiaramente una parete in cui era possibile far arrampicare, più o meno può sortire gli stessi effetti ad un costo infinitamente inferiore sia economicamente sia dal punto di vista ambientale. Quindi qual è il messaggio che alla fine possiamo portare a casa, il messaggio che deriva da questa breve presentazione? È che abbiamo bisogno di alberi. Abbiamo bisogno di alberi perché una smart city, cioè la città del futuro, non sarà solamente un qualcosa in cui sarà smart la mobilità, sarà smart la salute, sarà smart l'energia, saranno smart gli edifici e ovviamente tutti i trasporti che sono legati alla mobilità. Ma dove sono gli alberi in questa smart city? Io vorrei vedere più alberi. Una città smart non può essere una città senza alberi. Quindi sono smart city, ma sono stupide per quanto riguarda la pianificazione, perché tutte queste tecnologie smart non ci potranno mai dare tutti i benefici che ci può dare la presenza di alberi in parchi, in alberature, in giardini. Quello che vogliamo, ma è importante che ci siano alberi. Quindi bisogna cambiare il paradigma, un paradigma economico, la green city, perché, come c'è scritto lì sotto, e riporto le parole di un autore, di un collega, è cambiata la prospettiva con la quale abbiamo sinora considerato il verde. La proposta di invertire i ruoli non è più il verde a servizio dell'architettura, ma è l'architettura a essere un servizio, e il verde in questo caso è il nostro ruolo reale dove abitare, perché in fondo noi ci siamo evoluti nel verde e abbiamo poi cambiato la nostra vita trasformandola non solo una vita stabile, ma una vita all'interno degli edifici, dove pensate passiamo oltre il 90% del nostro tempo, purtroppo adesso ci passiamo praticamente il 100%. Quindi c'è bisogno di un nuovo approccio per quella che è la salvaguardia territoriale. Bisogna ovviamente avere un approccio più proattivo e meno reattivo, quindi cercare un po' di prevedere quelli che saranno i cambiamenti in positivo e in negativo del futuro. Dobbiamo avere un approccio multifunzionale, non focalizzato su quello che è un unico scopo, e bisogna pensare su larga scala. Non è più pensabile che ogni municipalità, ogni amministrazione pensi solo al proprio orticello, bisogna pensare insieme. Quindi ovviamente deve essere una pianificazione maggiormente integrata per garantire una crescita, uno sviluppo sostenibili, per avere città
altrettanto sostenibili. Quindi tutto quello che noi facciamo deve attenersi, deve sempre buttare un occhio a quelli che sono i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati 5 anni fa, sono gli obiettivi del 2030, qui sono tutti 17, guardate che almeno 10 riguardano il verde urbano, riguardano gli alberi e il verde in città. Quindi ne dobbiamo tener conto nelle future realizzazioni. Ogni progetto dovrà guardare a quali di questi obiettivi io comunque riesco a raggiungere e in che modo lo posso raggiungere. Quindi una crescita sostenibile non può prescindere dal verde urbano, e il verde urbano ci deve essere per forza, perché appunto la città, l'urbe, è dove noi vivremo nel nostro futuro, dove il 3/4 della popolazione mondiale vivranno. E quindi dobbiamo considerare il valore multiplo degli alberi, delle piante per i luoghi, un valore sanitario, un valore in termini di cambiamento climatico, un valore ambientale, ma poi non scordiamo che, scordiamoci che c'è un valore economico e sociale che sono altrettanto importanti. E del valore sanitario ne parleremo in un'altra breve chiacchierata che registrerò e poi sarà diffusa dal sito della Università di Firenze. Io quindi vi ringrazio, termino con un pensiero che l'ho preso da un libro di Jared Diamond, che è Collasso, come le società scelgono di morire o vivere. Ecco, lui dice che le società e gli individui che riescono vincitori sono probabilmente quelli che hanno il coraggio di prendere difficili decisioni e che hanno anche la fortuna di vincere la loro scommessa. Io credo che è il momento di prendere anche decisioni difficili, è ovvio che tutti speriamo di vincere la scommessa, ma bisogna prendere, e forse quella di avere più verde non è una decisione difficile, è una decisione, tra virgolette, facile. L'importante è che la prendiamo velocemente. Non possiamo pensare di cambiare le cose, come diceva Einstein, commettendo o agendo nella stessa maniera che ha creato i problemi. Quindi non possiamo pensare di risolvere i problemi continuando a fare le stesse cose che hanno contribuito a crearli. Io vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima presentazione.